Abana, questo è per te. In cucina con legna, secondo appuntamento, cari amici, dopo la pasta con le lenticchie, quest'oggi faremo un panino, perché io e la mia ragazza, che adesso sta essendo annusata dal suo cane, dobbiamo andare in un posto di notte senza cibo, quindi prepariamo un panino. Ma questo è un macello, poi ride mentre fai riprese, siamo a vedere tutto. Allora, questi sono gli ingredienti. Come possiamo vedere, ci servirà un pomodoro, si sente poi la lattuga, sì. Spalla cotta o prosciutto cotto. Aspettate, servirà anche questo, un cane che si sta fottendo la cameraman. Poi avremo bisogno di un pane tartaruga aperta, che poi andremo a tostare in forno, e la provola affumicata. Scamorza. La scamorza, ok, ci dicono scamorza affumicata. La nostra scamorza affumicata. La nostra scamorza affumicata. Allora, come potete vedere qua, gli ingredienti che abbiamo visto sono molto pochi, non c'entra niente con i classici panini che fa banana. Questo è un panino un po' più light, tra virgolette, per noi poveri, che se mangiamo un panino di quelli andiamo direttamente al camposanto. Quindi adesso andiamo a mettere la scamorza da cuocere, da far squagliare, andiamo a mettere sul pane una fetta qui e una fetta di qua, facendo attenzione a non farla fuoriuscire troppo, anzi prima togliamo un po'. Che togli, che non c'è niente, demollica. Beh, qualcosa c'è, almeno si incastra bene. Ok. Mettiamo un po' qua, un po' qua, lo andiamo a infornare per qualche minuto e chiudiamo il nostro forno. Il cane è sempre qui. Nel frattempo che il pane si sta facendo insieme al formaggio, provvederò a tagliare il pomodoro. Notate il coltello professionale, molto dissimile a quelli che usa Banana in cucina. Andrò a tagliare il pomodoro a fettine, perché ce l'andremo a mettere per dargli quel tocco salutare. Pomodoro scondito, che poi provvederemo a condire in qualche modo. Un po' qua, facciamo le fette. Devo stare attenta a non perdere il dito. Ok, poi togliamo il pezzo in mezzo, perché se ti va a finire in mezzo i denti a me dà fastidio. Mi piace toglierlo. Perché tu sei delicato. Sì, sono delicato. E chi mi conosce lo sa. Okay. Non fa niente, si chiama panino. Si chiama il panino dei panino diverso. No, ce lo chiamerei panino diverso. Hai già cambiato nome rispetto a tutti gli altri. Panino diverso. Adesso che facciamo? Prendiamo i pomodori, ci mettiamo un po' di sale e nel frattempo olio. L'insalata, no, l'olio no, l'insalata già c'è. Aspettiamo che il nostro pane è pronto. Nel frattempo abbiamo deciso di fare entrambi i panini perché il tempo stringe, tra 14 minuti dobbiamo stare su raccordo. E quindi abbiamo dato una scaldata al formaggio che si è fuso, e a questo punto andrò ad assemblare il panino. In che modo? Diciamo che non c'è un modo, prima uno poi l'altro, proprio lo mettiamo a nostra scelta. Quindi andrò a mettere, tu che dici, insalata, pomodoro? Io direi insalata, pomodoro, okay. Olio, che non hai preso. L'olio, siccome dobbiamo mangiare in macchina, beh, un pochino. L'olio non credo che sia una scelta ottimale. Ho capito. Un goccetto, guarda, un goccetto. C'è quello buono. Un goccetto di olio buono, il pomodoro basta. Aspetta, come direbbe Banana, una lacrima. Il nostro olio. Perché dici sempre il nostro olio? Perché Banana dice il nostro olio, tu non stai attento. È vero. Attenzione, adesso andrò a mettere il cotto. Il nostro cotto. Andiamo a mettere il nostro cotto un po' alla zozzona. Poi mettiamo abbastanza e mettiamo un'altra foglia di insalata sopra a chiudere.
e andiamo a chiudere il panino. Anzi, mettiamocene, no, questi ci servono per l'altro. Andiamo a chiudere il panino. Il suono che fa è molto invitante. E adesso provvediamo al taglio. Come banana, prestaci un coltello buono, prestacene uno, guarda con che sto. Procediamo al taglio. Sulle tovagliette di nonna papera, sicuramente la taglierò tutta. Sono tanto carine, che vuoi? Guarda che roba. Ah, sì, guarda. Adesso vediamo il nostro panino diverso. E ora procederemo ad un assaggio comunitario. Per l'assaggio oggi abbiamo la mia ragazza Roberta. Vediamo che cosa ne pensa di questo panino. È troppo spesso. Vabbè, te perché te se blocca non può, se blocca la mandibola. Vediamo che il cane cerca anche lei qualcosa. Facciamo assaggiare quella lì? No, adesso assaggio io casomai. Dai, un pezzettino. È buono. Diciamo che ha gradito. Adesso io lo mangio. Lei se lo magna e io sto facendo le riprese. Buono. Buono? Beh, dovresti incoraggiare la gente a farlo, a provare. Sto a dire che è buono. Vabbè. L'unica pecca è che dentro è freddo, quindi caldo fuori e freddo dentro. È buono, è doppia sensazione. Però ragazzi, l'assaggio di prima non mi ha convinto. Io mi sono sforzato a fare sto panino che insomma c'è anche un certo spessore, ma la mia ragazza non ha gradito, allora ho deciso di assaggiarlo. Sì, tu con mozzico te lo finisci, però figlio mio. Certo, banana, non ci sarà la cipolla fritta, non ci sarà la carne, l'uovo, la pancetta, le polpette. Però c'è un cane che rompe le palle. Però è buono. Quindi se un giorno sei triste e ti, insomma, pensi al suicidio, pensa che c'è gente che mangia questo panino e vedrai che tutto passa. Sì. Ma chi cavolo riprende? Lilli! Eccola! Ah. Per questa volta è tutto, vi saluto, adesso penso a pistare di botte il cameraman perché non sa fare il suo lavoro, ride e trema mentre riprende. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao Bana. Bella.